Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo è un nuovo episodio della Not So Berry Challenge. Allora, ho provato a dare un'occhiata al discorso dell'arredamento della cameretta rosa, che vi dicevo volevo renderla un po' più maschile, ma è una cosa incredibile, qualsiasi cosa rosa appare un sacco femminile, oppure è un sacco femminile. Ho messo già i lettini per quando diventeranno bebè. E cioè, qualsiasi cosa abbia il colore rosa, o ha gingilli e strafanti vari che penzolano, o ha la macchinetta che fa il sorrisino, o c'ha l'unicorno con le stelline, o le balle così. Cioè, vabbè. Quindi al momento la stanza è rimasta esattamente com'era prima. E ho anche messo sti aggeggi, già che c'ero, che sono quelli che spariscono sempre. E boh, vedremo di aggiungerci qualcos'altro per renderla un po' più maschile, perché in questo momento non lo so, cioè vabbè. Ad ogni modo, in questo episodio i nostri gemellini mi diventano bebè, quindi noi andremo nel CAS con il trucco per modificarli, quello BB, no, CAS. Full edit mode on. Aspettate, ho avuto un momento di nulla, non mi ricordavo più come si chiamava il trucco. E li modifichiamo, gli cambiamo il colore della pelle e glielo mettiamo dello stesso colore della mamma. E poi chiaramente li vestiamo, li arrangiamo in tutti i modi possibili e immaginabili. E poi compreremo, avevo pensato a due galline, cioè una gallina e un gallo. Perché avevo pensato a due nomi. Rido già un sacco, ma non ve li spoilerò. Avevo pensato appunto a due nomi, uno per un, diciamo, un maschio, insomma, e uno per una femmina. Quindi... quindi niente, aspettate che arrivi il momento e ve li svelerò. Intanto a lei sto facendo fare il... carrot bread, lì come si chiama, così andiamo avanti un pochettino anche con l'abilità di cottura al forno. Giustamente lei poi vuole andarsi a prendere la torta dal forno, ma no, no, qua il pane. E papà invece va dai bimbi, perché stanotte, se vi ricordate nello scorso episodio, ci eravamo lasciati che i gemelli stavano piangendo, ho dovuto svegliare lei, che era quella messa un po' meglio fra i due. No, 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 aspetta un attimo, aspetta un attimo, era un falso allarme, volevo vedere se eri pronto, se eri attento, se eri vigile. E ok. Allora, i gemelli adesso in teoria dovrebbero stare bene, in teoria, almeno spero, per un po'. Metterei lei a leggere un po' di malizia, giusto per portarci avanti e... avvicinarci un po' di più all'obiettivo di essere promossi con la carriera, andare avanti. Noi invece cerchiamo di calmarci, altrimenti molliamo la moglie e i figli, facciamo diventare una donna vedova e dei figli orfani. Quindi per cortesia vediamo di darci una calmata. Cosa succede, Romy? Dimmi cosa succede. Di alla Alessia cosa succede. Stavo dicendo, madonna, ma sto uomo puzza un sacco. Invece no, è il fatto che è molto felice, quindi sbrilluccica verde. Vedi, ma altro che Edward Cullen che sbrilluccicava e basta. Questo sbrilluccica di diversi colori, è tipo le lucette di Natale. Che bello. Disperazione, ah mamma mia come piangiamo. Ah sì, a lui ho messo il lettino verde così. Tanto per la camera è tutta bianca, quindi va comunque in pandan. Cosa fai? Ah signore, questa si sta ingozzando e io non sono riuscita a fermarla perché ero distratta dai pargoli al piano di sopra. Ma vedete che sti due sono proprio dei mascalzoni. Cioè finisce uno, si comincia già con l'altro. No, Raul, hai ragione, tu non hai fame, amore bello. Non hai fame, ma non rompere le palle. Per favore.
Per favore. Allora, facciamo leggere un pochettino anche lui, andiamo avanti con un po' di logica, dai, proviamo a fargli avere una pseudo carriera, pseudo, per così dire. Bravo, vieni a leggere giù con lei, fatevi compagnia. Speriamo che il nostro giardino mitico verticale con due piantine, ben due piante di campanule, serva e faccia il suo lavoro. Per i controlli sui pack, perché sennò veramente. Guardate Raul come non dorme, ragazzi. Cioè, mitico, dorme mai, sempre sveglio. Ting, proprio con gli occhi spalancati. Tu chi sei? Vabbè, siamo anche pseudo amiche. Pseudo. Questo gruppo poi ha anche cessato il suo utilizzo, cioè non ci serve più. Serviva per trovarle un compagno, poi l'abbiamo trovato lo stesso, quindi direi che sì, va bene così. Allora, riponiamo questo libro. Orca, ho lasciato il pane fuori. È ancora. Sì, ha ancora parecchie ore di fattibilità. Ok. Volevo solo dirti che ho seguito il tuo consiglio, ho scelto di non passare più tempo con Lavinia tal dei tali. Brava. Brava, vedi che ascoltandomi fai le scelte giuste? Signore di Dio. Allora, dobbiamo andare dal pargolo. E qualcuno ha fatto la cacotta! Ma gioca The Sims 4 per 100 ore. Magari fossero solo 100 ore. È che facendo partite diverse per ogni cosa. Cioè, per ogni cosa che io porto qua sul canale c'è una partita diversa. Adesso stiamo facendo solo la Nozzoberry Challenge, ma io ho ancora tutte le altre partite degli altri gameplay o quant'altro. Il conteggio di quegli obiettivi là ti parte da zero ogni volta. Quindi, se voi andate magari nelle partite dove io gioco da sola, chiaramente le 100 ore sono state bellamente passate. Cioè, oh, più da ridere. Livello 3 dell'abilità di manualità. Io speravo si rompesse qualcosa nel frattempo, ma c'è nulla che si rompe. Uffi, uffi. Devo per forza leggere il libro? Forse sì. Dai, ci sei quasi. Poi dobbiamo assolutamente impegnarci a lavoro. Oggi ci andiamo a lavoro. Ieri no, perché avevamo appena partorito. Cioè, dammi un attimo di tregua. Ci andiamo anche perché, caspiterina, lavoriamo 3 giorni a settimana. Mi sembra di essere tornata indietro come con Leone. Se vi ricordate, con Leone lavoravamo da un certo punto in poi, tipo 2 o 3 giorni alla settimana. Leone era la generazione gialla. Quindi, essere promossi verso la fine cominciava a essere, non dico problematico, ma un po' più difficile. Papà, entri in gioco tu. Ah, però hai anche raggiunto il livello 3. Ok, bene, fantastico. E così la mamma si sistema e arriva ai livelli che deve arrivare. Sarà quanto mi passano di età? 12 ore. Ok. Sì, allora domani, che è domenica e lei è a casa e anche lui, facciamo una festa in casa, come avevamo detto, dove invitiamo tutta la famiglia che lei conosce, si intende, e gli facciamo conoscere i bimbi, ma allora i bimbi sono diventati bebè e quindi, insomma, è più semplice averci una relazione. Ok, allora da quello che vedo abbiamo raggiunto il livello 7 di malizia. Yes, exactly. Cletus. Vabbè, rispondiamo. Ci vediamo domani, ma rispondiamo, che non si dica poi che siamo maleducate.
Lumbek, Axawa, Planivaru, Benfahab. No, dammi tregua. Ma c'è Super Papà? Con una fetta di torta qui. Beh, te la mangi tu visto che hai fame, no? La vedo molto coinvolta nel ruolo materno. Proprio portatissima, grandissima Autumn. Sei tutti noi. Va bene, e mandiamola un attimo, dai, a fare un pisolino. Anche perché mi va a lavorare dalle 22, cos'è? Sì, dalle 22 fino alle 4 della mattina. E non vorrei che tornasse a casa strisciando e tirandosi per i capelli praticamente da sola. Quindi facciamo che ai bimbi ci pensa papà, che tanto è a casa. E tu ti riposi un attimino che dopo mi vai a lavorare. Direi che mi sembra un ottimo compromesso. Che carino papà. Sì, adesso facciamo le coccole. Le coccole coccolissime. Intanto spostiamo anche il bucato, così abbiamo tutta la roba bella pulita, profumata. Asciuga. Ok, si è svegliata. Non sta neanche benissimo a quanto pare. Dai, continua a fare pisolino. Vediamo di riprenderci un po' di più. Tanto... no, basta con sta torta. Ah, adesso è il compleanno dei bambini. Vabbè, però noi aspettiamo, dai, che torni lei, perché mi dispiacerebbe. Mi dispiacerebbe, ormai lei sta andando a lavorare, mannaggia. Ha scritto 12 ore. Fra 2 ore, mi dice lui. E anche qua mi dice fra 2 ore. In che senso allora abbiamo anticipato il tutto? Perché abbiamo anticipato il tutto? Vabbè, perché io cerco di capire queste cose? Insomma, volevo farli passare di età con la mamma presente a casa. Tempo libero. Autumn ha completato un incarico con largo anticipo rispetto alle previsioni. Facciamo una ricerca. Aspettate un attimo, no, lavora sodo c'è già. Un lampo fugace di bellezza ispira Autumn a incorporare l'essenza nei suoi incarichi quotidiani. E tutti si accorgono subito del cambiamento e lodano Autumn per il suo punto di vista fuori dagli schemi. Ah, che bello, si è rotta l'asciugatrice. Aumento del rendimento medio. Pronti? Papà to the rescue! Allora, proviamo a riparare l'asciugatrice, così aumentiamo anche la manualità, così senza bisogno di un libro. Ci proviamo, dai. Eccola qua! Eccola qua! Allora. Che succede qui? Allora, andiamo a dargli da mangiare. Dai, fai andare la mamma. Cosa che non sta facendo perché si era incastrata con lui. Noi intanto rifacciamo la lavatrice. Dai mamma cara, abbiamo aspettato solo te. Con calma, Qui nessuna fretta. Qualcos'altro si è rotto. La lavatrice. Scommettiamo. Guardala. Vabbè. Adesso è il momento però di far passare di età ai bambini, perché sennò non ne veniamo fuori. Dove vai? Dove vai? Abbiamo aspettato solo te. E anche quell'altro piange. Ma porca miseria. Dai, vai a cambiargli il pannolino. Yeah, Raul! Fatemi vedere un attimo che tratti avrà da grande, giusto per capire. Curioso. Vedete che ha la pelle blu?
Vabbè, dai, uno per genitore, ci sta. Oh mio Dio, quei capelli rossi! Hanno preso i capelli della mamma! E lui lo mettiamo accattivante. Adesso, cosa dobbiamo fare per cambiare il colore della pelle? Allora, attiviamo i nostri trucchi. Dal PC si fa Ctrl più Shift più il tasto C. E scriviamo testing cheats true. Vedete, cheats are enabled, quindi i trucchi sono abilitati. E scriviamo cas punto, scrivetelo giusto, full edit mode on. In teoria dovremmo avercela fatta. Dopodiché io clicco con Shift sul sim e faccio modifica in CAS. Questo dovrebbe aprirci la modifica a tutto. Quindi proviamo a vedere se siamo stati bravi. Allora, siamo stati bravi perché siamo riusciti a sbloccare la sezione del CAS che mi interessava. Come potete vedere, se noi andiamo sulla pelle di Autumn, la pelle è nella sezione caldo ed è la penultima della prima fila. Stessa cosa io ho fatto con i bambini. Questo è Raul. Eccolo qua, vedete? Pelle qui e questo è Romy, stessa cosa anche lui, penultima. Andiamo con ordine. Allora, Raul, eccolo qui. Chiaramente adesso loro, sia nell'età neonata, ok, bebè e bambino, non possono avere i capelli colorati perché si sbloccano dall'età adolescenziale. Quindi glieli teniamo rossi, i loro capelli naturali, da adolescenti glieli mettiamo. Lui rosa e suo fratello glieli lascio rossi, chiaramente. E comunque, eccolo qui, guardate che carino che è. Vi faccio vedere i suoi abiti. Chiaramente ho puntato sul rosa, cercando di non essere troppo esagerata. Comunque, abiti quotidiani, formali, anche qui ho preferito l'abitino giallino con la camicetta rosa, mi sembrava un po' più tranquillo. Da notte, da festa, costume da bagno. Abiti per il caldo e abiti per il freddo. Romy invece è praticamente la fotocopia, solo che gli ho tenuto i capelli ricciolini come era venuto fuori, ho cambiato solo il taglio. Questi sono i suoi abiti quotidiani, formali, da notte, da festa, costume da bagno, abiti per il caldo e abiti per il freddo. Torniamo in gioco. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ho messo un vasino rosa in camera di Raul. Uno bianco in camera di Romy, ho messo un iPad, qui ho messo una casetta delle bambole, al piano di sotto ho messo un altro vasino, giusto per, e qua ho messo la tenda in modo che possano giocare anche al piano di sotto. Molto, 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 molto bene. Adesso la nostra povera Autumn è esausta, quindi andiamo subito a farla dormire. E niente ragazzi, i nostri gemelli sono qua. Allora, io voglio che imparino a camminare a livello 2 il prima possibile, proprio perché almeno mi fanno le scale. Io non lo so se in qualità di genitore pulisci il bebè con l'aspirapolvere. In che senso? No, speravo che in qualità di genitore io potessi tipo insegnargli a camminare. Allora, per quanto riguarda i polli, io volevo un gallo e una gallina, come vi dicevo. E li prendo già adulti. Prendiamo una gallina bianca e un gallo marrone. Vai qui quando hai finito. Eccole qua. Allora, la gallina. Io la grilletta, io la voglio chiamare Rosita, come la gallina di Antonio Banderas. Il gallo invece, non so se avete mai visto Cattivissimo me, il 3 mi sembra che sia, che c'è Poietto. Poietto. La gallina del tizio argentino lì, spagnolo, come si chiama? Che loro chiamano gallina, ma in realtà Poietto è un nome da un maschio, quindi penso fosse più un gallo rispetto a una gallina. E quindi niente, volevo chiamarlo troppo Poietto. Quindi abbiamo Poietto, perché pollo in spagnolo si scrive con due L.
il suono doppia L è gli, come il nostro GL, tipo poglietto, meno accentuata la G, ma... Ok, abbiamo il nostro gallo, abbiamo la nostra gallina. E niente, adesso spargiamogli un po' di cibo in modo che per un po' siano a posto. Tu vai a dormire per carità del cielo. Si è rotto qualcos'altro. Ecco, tu vieni a farmi tutte queste belle riparazioni. Mando a dormire anche i bambini, perché se dopo vogliamo fare questo incontro con la famiglia, almeno mi sono riposati. Vorremmo andare a dormire anche lui in realtà. Asciuga. E anche qua si è sfasciato tutto. Tristemente proprio. No, no, cosa asciughi? Si è rotto tutto. Cosa asciughi? Noi cerchiamo sempre componenti in modo che se riusciamo ad aggiornare qualcosa, almeno. Ok, dai. Vai a dormire. No, no, dai, non andare a svegliare la mamma. Lasciala tranquilla, vieni qua a giocare con le bambole. E quando ti passa, torni a dormire. Ok. E non mi piace quando vanno a svegliare Sim, ma dopo divento matta a rimetterli a letto. Che palle. Fatela passare qui e dopo torni a letto anche tu. Molto semplice, Mangi. Na na na, non vai mica dalla mamma tu. Non vai mica dalla mamma tu. Guarda, se per un incubo devo andare a svegliare qualcuno. Ti pare? Ecco, vedi? Ti è passato. Posto. Intanto però Romy è arrivato a livello 2 dell'abilità di movimento, mentre Raul non ancora, nonostante gli avessimo fatto giocare a blocco blick. Allora, organizziamo sta cena, va. Festa del ridicolo. Ah, sono quelle che ha sbloccato con la sua carriera. Le feste del ridicolo sono i raduni del lato oscuro della società. Criminali disadattati e manigoldi si sentiranno a proprio agio a questi eventi estremi. Nomina un ospite d'onore e mettilo alla berlina con scherzi feroci e storie tratte dal suo passato. Non c'è dubbio che tutti si divertiranno alla grande. Mizzica, dobbiamo provare a farlo prima o poi. E in questo momento, però, io voglio una festa con cena. Chiaramente, i padroni di casa siamo noi due. Gli ospiti, vabbè, i figli. Scegliamo già il parentame vario eventuale. Sì, che poi appunto, vedete, cioè, solo la scorsa generazione, perché dopo un po' che la gente non si parla, ci si dimentica chi sono, eccetera. Facciamo qua a casa nostra e la facciamo alle 19, dai. Così abbiamo il tempo per riprenderci, i bimbi hanno il tempo eventualmente di essere sistemati. No, volevo fargli insegnargli il vasino. Invece ha deciso di farsela addosso. Mi sembra saggio. E mamma, vieni più tardi a casa mia. Stai serena che ci vediamo, sì. Dai, spira. Ok. Livello 2 anche Raul, molto bene. E facciamo qualcos'altro di dolce per questa cena, così andiamo avanti anche con l'abilità di cottura al forno, che mi sembra sufficiente.
Sempre un'ottima idea. Chi sei? Ah, conosci lui? No, allora cosa dici? Va bene, dai, bambini mi sembrano messi abbastanza bene. Rotto tutto. Comunque nei dolci le uova vanno senza guscio. Non so se c'è scritto nel tuo libro di cucina. Ok, allora. Mangia qualcosa. Ah, è vero, adesso avrò le galline che mi camminano in casa. Sì, dai, festeggiamo fuori. Vieni a ripulire tu qua, dai. Vai, poietto. Eccolo, poietto. Gruga a poietto. Cosa vuol dire gruga? Scusatemi, ma non ho l'enciclopedia sotto mano. Basta rimbecillirti davanti a sto iPad. Inforna qualcos'altro, dai. E facciamo un bagel ai mirtilli. Gruga di nuovo. Abbraccialo e accarezzalo. Ha deciso di dormire. Va bene. Comunque alla fine ha optato per un pollo, due polli grandi, adulti e non cuccioli. Perché poi sicuramente mi faranno i pulcini, sti manigoldi. E perché volevo le uova, soprattutto, perché siccome lei fa dolci, se a me non riesco a risparmiarmi di comprare le uova, con i pulcini invece devo aspettare. Riprendi. Devo aspettare che finiscano, ecco. Non che finiscano, cosa sto dicendo? Che crescano. Ok. Oddio, qua non ha pulito niente, vero? Perché non mi trova mai il cestino. Va bene, puliamo noi in 02. Ok. Ah, abbiamo anche Rossita. Vai? Formiamo un gruppo. Ma lei è amicissima con Nancy, non pensavo mica io, onestamente. E allora volevo chiamare a tavola. Dai, venite anche voi a mangiare qualcosa? Visto che in realtà il centro, il focus della festa siete voi? Dai, lascia stare quella gallina, lasciala stare, va bene così. Manda a casa! Cioè, il bambino ha il potere di mandare a casa persone. Allora, vediamo se riesco a bloccare Raul dal farsela addosso.
Condividi l'affetto, amore. È buio qua fuori, eh? Abbiamo risparmiato sulle luci. Andiamo? Parrebbe. Almeno a uno di voi due riesco ad insegnare a non farsela addosso. Questo bambino ha affetto per tutti. Oddio, sì, ha affetto per tutti! Poietto come corre! Su, su! Mordi, no! Sì, beh... Cioè, ci sta, poveretti, sono stanchissimi. Poi Raul è quello che ha anche dormito meno. Perché... era sveglio da più ore. Facciamo insegnare anche a lui, dai. A parte che comunque tu non hai il carattere di tuo fratello, quindi comunque... Cioè, non posso fare nulla. Se non parlare con il simestraneo, ma... Neanche con tutti, poi. Oh, l'ho mandato a casa. Non volevo mandarlo a casa. No, no, con lui non posso far niente al momento. Però vediamo dai se riusciamo a iniziare ad insegnare qualcosa anche a sto qua. Così, almeno. Mettiamo via tutta sta roba. Allora, il marito è andato a dormire, sai? Ah, niente raga, dimentico sempre che questi neonati, bebè, chiamateli come volete, si fa sempre fatica a fargli conoscere gente, a meno che non abbiano il tratto, non lo so. Ok, dai, livello 2, allora, lui è in grado di arrangiarsi. E lui? Anche lui. Ok, fantastico. Fantastico, ora vanno via tutti. Vabbè, magari li inviteremo, non dico singolarmente, ma quasi. Ma sono sti tre posti qua? Perché c'è il coso, forse? L'ombrellone? Per quello non vengono neanche considerati. Ah, bene, si è rotta anche quella. Fantastico! Vabbè, niente, dai, aspiriamo qua di sopra alle 4 della mattina. Sono quasi le 3, non ho sbagliato di molto. La signorina Autumn è già venuta a lavorare dopo aver partorito. Mi spiace darvi sta notizia. Niente da fare, lei prima va a letto e poi aspira, nonostante tu le dica di fare il contrario. Allora fai quello che vuoi, no? Ah, Dio del cielo e della terra, di tutti gli esseri viventi. Puliamo qua il vasino. Dai, tesoro, però. Non occorre piangere, vai su. Visto che poi sto vasino è proprio in pieno reparto giorno, direi che sì, forse è il caso di pulirlo. Ok, allora lui sta letteralmente crepando di fame, quindi portiamogli noi il cibo.
Ma tu sei ancora qua? Dai, Raul, bravo. Mangia la pappa. Ok, cerchiamo di tenere il pollaio più pulito possibile. Che bravo che me lo porta dentro. Ok, hai ancora fame però. Cioè, mangia tesoro. Non sta a porti questi problemi. Uova da cova, una. Gliela lasciamo qua se è da cova. Si schiude, così abbiamo anche un pulcino. Oh, che emozione. Dai, Romy, torniamo a letto. Santo cielo, se sti bambini sono veramente delle teppe. Delle teppe pazzesche. Allora, con l'aspirazione come siamo messi? Siamo messi che ci manca quest'ultimo punto, ma adesso lavorando veramente una schifezza, non lavoriamo più. Dura essere promossi, cioè più difficile. Ci vuole più tempo, mettiamola così. Ma Romy non doveva metterti a letto papà, scusa. Vieni a usare il vasino e poi fai la nanna qua, dai. Tu invece vai a lavorare fra 2 ore. Ok. Ma che bello, papà ci legge una favola. 31.000, sei what? Cioè... Sì, vai al lavoro. Pare un po' carette ste bollette, no? Molti di voi dicevano perché abbiamo i soldi in una cassaforte. Cosa c'entra? Dimostriamo di averne di meno. Poveretto, lui va a lavorare ed è stanchissimo. Ma com'è possibile? Non hai dormito? Ti hanno svegliato? Sicuro che ti hanno svegliato? Ste teppe. Comunque bellissime le galline che mi passeggiano sul portico. Guardate che bella sta tendina, io la adoro. Oh, mi stavo domandando dove fossi, amico mio. Sfogati sulla vita umana. Con poglietto, mi raccomando. Sfogati con un pollo. Chi vi spiegare cos'è la cresta terrestre? Bella! Sì, vabbè, ma calmati per come mangi, caspita. Sì, anche questa è sovragitata, però. Dibatti sull'etica. E chiedi chi è nato prima, l'uovo o Rosita? Ma le stai dando della vecchia? Ma perché mi devi mollare i piatti in giro così? Spiegamelo, perché? Sì, mamma, va bene. Bobo!
Shalbo Barleen, Shaima Kabij, Buru Pinavi, Dasmikos Karenzi, Funchil Bratsa, Spupam, Bin Faheb, Vula Shaka, Abimi. Su Fai e Total, quello dello yogurt. Beh, mi sembra proprio l'angolazione giusta per guardare la TV, no? Ah, signore. Ultima cosa, poi concludiamo l'episodio. Possiamo tranquillamente togliere il tratto su una linea temporale, perché non ci serve più. Quindi ci rimane l'ecolotto e conviviale, che è più facile sviluppare il carisma, la comicità e la malizia, che è quello che serve a noi, e mettiamo dai buone scuole, visto che i ragazzi poi mi diventano bambini e andranno a scuola. E niente, dai, io per questo episodio vi lascio qua, la prossima volta vediamo anche il nuovo pulcino che si sarà schiuso, sperando si schiuda, visto che l'ho rimessa dentro, ma in teoria sì, a meno che io non la metta in frigo, penso che vada bene, spero che vada bene. E niente, lasciate un mi piace al video se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!